Italia mia, benché il parlar sia in darno, è una canzone patriottica, è una canzone di argomento politico. Tra l'altro si trova nel canzoniere in una posizione particolare, perché la canzone numero 128, la poesia numero 128 del canzoniere, ricordiamo Chiare fresche dolci acque, che è la 126, si trova insomma vicino a delle canzoni dedicate a Laura. Dopo quattro canzoni dedicate a Laura. Pure il poeta, sappiamo che tocca anche certe volte dei temi politici. Ad esempio ci sono delle canzoni, una decina di posizioni dopo, ad esempio nella 136 si trova la canzone, scusate, il sonetto Fiamma dal ciel sulle tue trecce piova, e si trova comunque una serie di sonetti relativi alla curia avignonese, di forte critica, insomma, della corruzione ecclesiastica. Questa canzone qua è particolare, dicevamo però, perché è una canzone sull'Italia, composta in un momento particolare anche della vita di Francesco Petrarca, nel senso che lui, dopo essere stato incoronato a Napoli e a Roma con la corona d'alloro per il suo poema dell'Africa, passa in altre città d'Italia, tra cui Parma. Si trova a Parma nell'inverno tra il 1344 e il 1345, proprio mentre è in corso una guerra tra Azzo da Correggio, che è signore di Parma in questo periodo, e il ferrarese Obizzo d'Este. Diciamo che si trova quindi in questa città d'Italia proprio nel bel mezzo di una serie di scontri che vedono, ad esempio, appunto, gli estensi combattere contro i Gonzaga, eccetera. Quindi è una fase particolarmente delicata. E lui, invece, diciamo che presenta e prospetta la pace come soluzione di molti dei problemi dell'Italia. In questa canzone, in modo particolare, vorrebbe proprio che, insomma, che ci fosse la pace tra i signori d'Italia. È evidente che noi possiamo parlare di questa canzone un po' sottolineando le analogie e le differenze con Dante e con Machiavelli e con Manzoni. Allora, per quanto riguarda Dante, diciamo che Petrarca prende da Dante proprio il genere letterario, potremmo dire, della canzone politica, che passa attraverso Guittone d'Arezzo a Dante, la canzone civile impegnata dalla forte, diciamo, sostenutezza retorica, la gravità della materia, insomma, la circostanza ispiratrice la rendono sicuramente uno dei testi, diciamo, anche più, meno leggeri, se vogliamo, ecco, del canzoniere. E questo è il punto di contatto con Dante, l'analogia con Dante. Un'altra analogia con Dante è che entrambi sono al di sopra delle parti e quindi diciamo che criticano fortemente le lotte intestine che sono presenti in Italia. Però sono passati solo pochi decenni, ma la situazione, la condizione dell'intellettuale è profondamente cambiata, profondamente modificata, perché Dante è vero che lamenta le lotte intestine, ma sono lotte intestine fra partiti all'interno dello stesso comune, Guelfi e Ghibellini, perché c'erano i comuni all'epoca di Dante. Adesso invece ci sono le signorie, ci sono i signori. Quindi questa è una prima differenza. Ma la differenza più importante è che Dante era perfettamente integrato, cioè era nei confronti della politica aveva un rapporto completamente diverso rispetto a Petrarca, perché Dante era un uomo politico, era un intellettuale comunale, coinvolto in prima persona nelle questioni politiche. Abbiamo visto che era stato priore, poi vabbè, d'accordo, era stato esiliato, ma aveva sempre il desiderio di ritornare nella sua città e se fosse ritornato nella sua città con l'idea di partecipare attivamente alla vita politica. Mentre invece Petrarca appartiene ad un'altra epoca, in cui questo rapporto organico dell'intellettuale con la sfera politica è venuto meno. E quindi l'intellettuale,
fa una cosa completamente diversa, non ha niente a che vedere, direttamente non è implicato nell'azione politica. E infatti il taglio di questa poesia, di questa canzone, è morale religioso, mentre invece anche vediamo, insomma, nei vari brani che abbiamo già letto dell'Inferno, quindi ad esempio nel sesto canto l'invettiva contro Firenze, il dialogo con Farinata del decimo canto e persino quello che abbiamo letto del quindicesimo di Brunetto Latini, prevedono un coinvolgimento maggiore, personale di Dante nell'agone politico, diciamo, no? Quindi queste sono le analogie e le differenze con Dante. Analogie e differenze con Machiavelli. Allora, l'analogia è quella della condanna dei mercenari stranieri. I mercenari stranieri iniziano a comparire, a quanto pare, da questo XIV secolo, cioè dal 300, ma poi saranno davvero, infesteranno l'Italia. Un grave male dell'Italia politica ai tempi di Machiavelli, quindi ad esempio nei primi decenni del XVI secolo, del 1500. Comunque Petrarca è già molto netto, no, nel giudizio, e quindi questo è sicuramente un punto in comune fra Petrarca e Machiavelli, cioè la forte condanna delle milizie mercenarie straniere che sono in Italia e quindi l'incitamento a cacciarle via, insomma, a mandar via gli stranieri dall'Italia, l'intuizione che questi stranieri siano qui soprattutto per il soldo, per interessi personali e non per il bene dell'Italia, anzi, tutt'altro. Questo è l'elemento in comune con Machiavelli, ma la prospettiva ovviamente è completamente diversa rispetto a Machiavelli. Machiavelli ha un progetto politico ben preciso, no? Nel Principe, intendiamo dire. E il progetto sarebbe quello di un principe che prevalesse sugli altri. Non è che Machiavelli voglia la pace, lo sappiamo, no? Cioè, Petrarca dice tra i principi italiani deve esserci la pace. Che le cose stiano pure così come sono, non importa chi comanda, basta che non ci siano più guerre. Mentre invece Machiavelli vorrebbe l'unificazione. Cioè vorrebbe che uno di questi principi prevalesse sugli altri. Quindi vuole la guerra, diciamo, Machiavelli, no? È vero, non vuole più le milizie mercenarie, ma vuole che uno si imponga sugli altri. Questo sarebbe l'ideale, no? Perché finalmente l'Italia in un certo senso sia unificata, no? Mentre l'ideale di Petrarca è molto più vago, generico, non ha un progetto politico così ben preciso, da un punto di vista proprio strettamente politico, ma è più morale, moraleggiante il nostro Petrarca rispetto a Machiavelli, non si discute. Per quanto riguarda invece Manzoni, c'è un coro della Delchi, il coro dagli atri muscosi, dai fori cadenti, in cui Manzoni riprende il discorso, per non parlare in generale della letteratura romantica, non so, pensiamo al giuramento di Pontida, di Berchet, eccetera. Cioè, c'è tutta una letteratura nell'Ottocento che riprende questo concetto della canzone patriottica, questo genere volevo dire, della canzone patriottica, persino Leopardi, no? Quindi farà un testo di questo genere. Chiaro però che i romantici, penso soprattutto a quel coro di Manzoni, cercano di risvegliare, non tanto i principi, ma in generale tutti gli italiani affinché caccino via gli stranieri, ma dico non solo gli stranieri mercenari, qui non è più un discorso di mercenari come per Petrarca o anche per Machiavelli, ma cacciano gli stranieri potenti oppressori, signori d'Italia, quindi ad esempio gli Asburgo, gli Austriaci nel Lombardo-Veneto, i Borboni nell'Italia meridionale, perché si crei uno Stato italiano, una nazione italiana, così come non c'era mai stata nella storia, dai tempi unificata, dai tempi dei Romani si può dire, o al massimo dei Longobardi in poi, no? Ecco, Longobardi, ecco perché appunto sceglie di fare una tragedia sulla storia dei Longobardi, perché Longobardi e Franchi si
fronteggiano sul territorio italiano, mentre i latini, cioè gli italiani, diciamo imbelli, osservano questo senza reagire. E quindi Manzoni vuole incitare invece gli italiani, ma gli italiani del suo tempo, a prendere le armi per riunificare l'Italia. È il progetto risorgimentale, qui c'è un progetto politico, che è comunque diverso rispetto a quello di Machiavelli, ma c'è un progetto politico ben preciso, a differenza di Petrarca, che, dicevamo, è invece molto vago e generico, in questa canzone civile. Fa un invito alla pace, lotta contro il particolarismo delle signorie perché prevalga un universalismo politico, una pace generale, che però non deve essere come invece pensa Dante nel De Monarchia o Monarchia, non deve essere una pace garantita dall'imperatore. Ormai Petrarca vive in un'altra epoca, l'epoca degli stati nazionali, è stato in Francia, eccetera, quindi non c'è più il progetto politico di Dante. Abbiamo già detto, un progetto politico, quello di Petrarca, molto più vago e indeterminato, no? Quindi quello dell'universalismo politico. Non si capisce bene, insomma, in sostanza come si possa richiamare, come si possa realizzare questo progetto, no? Però sicuramente è da criticare il particolarismo, delle signorie, delle divisioni interne, intestine all'Italia. Poi, come ben sappiamo, nel 48, Petrarca prenderà una posizione a favore di Colla di Rienzo della Repubblica Romana, questo tentativo che si fece in quel 1348, che poi però non ebbe seguito. Questo per indicare ancora una volta come Petrarca fosse un pochettino, come dire, al di fuori di una realizzazione pratica, non fosse capace, insomma, di teorizzare, come ha fatto Machiavelli o anche Manzoni, se vogliamo, ma anche Dante, teorizzare un progetto politico ben preciso, no? Abbiamo qualcosa di molto più vago nella canzone di Petrarca, in cui il tema politico si mescola con il tema religioso. Italia mia, benché il parlar sia indarno, anche se è inutile parlare, quindi anche fare questa poesia, alle piaghe mortali, perché è impossibile curare le ferite mortali che nel bel corpo, scusate, dice metaforicamente nel corpo dell'Italia, quindi nel cuore dell'Italia, sono così spesse, quindi così numerose. Piacemi almen, quindi dopo questa dichiarazione della inutilità, insomma, delle proprie parole, Petrarca dice che comunque vuole alimentare una speranza, anche le attese nei suoi confronti, si sente, anche dopo l'alloro poetico, si sente insignito di un compito, no? E quindi dice, mi piace, voglio almeno che i miei sospiri, quindi i miei sospiri di dolore, siano quali spera il tenere Larno e il Po, personificati i fiumi, cioè siano quali sperano gli italiani, no? Rappresentati però attraverso i fiumi più conosciuti d'Italia. Questi tre fiumi rappresentano quindi l'insieme di chi abita sulle sponde di questi fiumi, cioè insomma l'insieme degli italiani. Insomma che voglio almeno che i miei sospiri di dolore, che ci sia una certa sintonia, una certa condivisione del dolore e della sofferenza fra me e tutti quanti gli italiani, no? Quali spera il Tevero et l'Arno e il Po, dove doglioso et grave orseggio, dove io ora sto addolorato, doglioso, turbato, grave, nel senso che siedo, mi trovo, quindi appunto sulle sponde del Po, o comunque vicino al Po, nella città di Parma. Rettore del cielo, è una preghiera, o così come il Padre del Ciel, che abbiamo appena letto, anche questa poesia, pur essendo una canzone civile politica, è, diciamo, un taglio religioso e quindi si rivolge a Dio come una preghiera e dice,
dice a Dio, tu che sei, che governi il cielo, io ti chiedo, chiedo che la pietà che ti condusse in terra, la pietà che ha fatto sì che tu ti incarnassi, cioè che tu diventassi un uomo, ti incarnassi in Cristo in terra, sulla terra, ti volga al tuo dilecto almo paese, ti rivolga al tuo paese, nobile almo, e diletto, preferito, perché l'Italia è la sede del papato, del papa, e anche dell'impero, no? E quindi la provvidenza ha voluto che, quindi Dio, hanno scelto proprio l'Italia come sede del cuore, insomma, del mondo, potremmo dire. Vedi, signor Cortese, tu che sei un signore cortese, si rivolge sempre a Dio, però con questo aggettivo che è così ricco di connotazioni, sappiamo, nella letteratura italiana in questi primi secoli. Tu, vedi, di che lievi cagion, da che cause davvero lievi, leggere, quindi insufficienti, è nata una guerra, è derivata una guerra così crudele, da che motivazioni labili, sciocche, insomma, è nata una guerra invece così violenta, e i cor che endure et serra Marte superbo et fero, e i cuori che Marte superbo e feroce indura, indurisce e chiude. Apri tu apri questi cuori, o padre, e intenerisci questi cuori, et snoda, scioglili dal loro peccato, dal loro errore. Nel senso, i cuori dei principi italiani che si scagliano l'uno contro l'altro, generando una guerra per futili motivi. Ivi fa che il tuo vero, quindi lì, nei cuori insomma dei potenti italiani, fa che il tuo vero, cioè fa in modo che la verità, qual io mi sia, quindi lasciando perdere, non badare al fatto che io sono indegno di pronunciare questa verità, fa in modo che io possa trasmetterla, no? Per la mia lingua soda, no? E quindi che possa arrivare lì, la tua verità sia udita, insomma, attraverso queste parole. Seconda strofa. Voi appunto sono i signori italiani, cui fortuna, cui la sorte e il destino, ha posto in mano il freno delle belle contrade, ha posto in mano, quindi ha affidato il freno, metaforicamente parlando, la metafora del freno, delle briglie, insomma, del governare, reggere il cavallo, guidare il cavallo, diventa metafora del governo politico degli stati italiani. Quelli, insomma, voi che avete il governo delle belle contrade, delle regioni italiane, di che nulla pietà par che vi stringa, delle quali regioni pare che non vi tocchi nessuna pietà, delle quali regioni non avete nessuna considerazione, perché siete i principali responsabili della decadenza italiana. Che fanno qui tante pellegrine spade? Che cosa fanno qui così tante spade? Anche questa è una metonimia, le spade al posto dei soldati mercenari, stranieri, pellegrine spade, che cosa ci fanno qui tutti questi stranieri? È proprio dalle lotte e dalle guerre tra i vari signori italiani che deriva il male, soprattutto della presenza di soldati mercenari stranieri. Questa domanda contiene un'accusa. Che cosa ci fanno? Perché avete portato qui soldati stranieri sul nostro territorio? Perché il verde terreno del barbarico sangue si dipinga? Perché, cioè, affinché il verde terreno, quindi il terreno fertile delle belle contrade, no? Del bel giardino d'Europa che è l'Italia, si colori, si depinga del barbarico sangue, si colori del sangue dei barbari? Ecco la seconda domanda. È un po' ironico questo, no? Cioè, sperate forse che questi soldati stranieri, diciamo, muoiano per voi, per i vostri interessi, e quindi facciano diventare rosso il nostro terreno d'Italia? Insomma, sperate, dice ironicamente Petrarca, sperate che siano talmente fedeli loro da essere giunti qua in Italia per morire per voi, no, sono venuti qua evidentemente solo per il soldo, no?
per avere un premio, una ricompensa economica, no? Vano error vi lusinga, infatti dice subito, beh, se speravate una cosa del genere, tenete presente che è un'illusione del tutto infondata. Poco vedete, et parvi veder molto. Quindi voi vedete ben poco, no? E vi sembra parvi di veder molto. Pace non trovano, no, da far guerra. Nel senso, troviamo spesso queste costruzioni in Petrarca, costruzioni a chiasmo. Infatti qua abbiamo poco e molto come termini estremi e vedete, parvi veder, quindi predicati come termini medi, quindi una costruzione incrociata insieme anche una antitesi tra poco e molto. Insomma, voi vedete poco, ma vi sembra di vedere tanto. Che in cor venale amor cercate o fede, dal momento che cercate amore o fedeltà nei cuori dei mercenari che invece sono venali, no? Quindi etimologicamente parlando sono in vendita proprio i loro cuori, no? Qual più gente possiede, colui è più da suoi nemici avolto. Cioè, chi possiede più gente, quindi più truppe, chi ha più soldati, bene, colui è avvolto, è circondato da più nemici, cioè pensa di essere più potente perché ha più soldati, ma in realtà è circondato da più nemici, cioè, nel senso che sono nemici gli stessi soldati di Ventura, insomma mercenari arruolati a pagamento, in realtà siccome tutto sommato non possono essere fedeli fino alla morte, sono più nemici, no? Che non amici, perché fino in fondo non puoi fidarti di loro. O diluvio raccolto di che deserti strani per inondare i nostri dolci campi. Qui abbiamo un'altra metafora. I soldati stranieri sono infatti paragonati a un diluvio, di che deserti strani raccolto da chissà quali orridi luoghi selvaggi per inondare i nostri dolci campi. Se dalle proprie mani questo avvene, or chi fia che ne scampi. Se questo ci accade, cioè ci accade che arrivino tutti questi soldati stranieri, dalle proprie mani, cioè dalle nostre stesse mani, quindi accade a causa di scelte politiche dissennate, se avviene questo, perché l'abbiamo voluto noi, insomma, or chi fia che ne scampi, chi potrà salvarci da questa situazione? Ecco. Ancora una volta, implicitamente Petrarca fa capire che questi soldati venuti per difendere gli interessi di questi signori italiani facilmente si possono trasformare da amici e nemici, e così i signori italiani non fanno l'interesse dell'Italia, così come i soldati mercenari probabilmente non fanno l'interesse dei loro signori, ma fanno anzitutto il loro interesse, perché sono arrivati qua in Italia soprattutto, e anzi oserei dire solamente perché qualcuno li paga. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.